Bentornati cari follower, dopo l'epica cavalcata delle uscite PC che sembravano non finire mai, eccoci arrivare all'analisi delle console portatili, obiettivamente non in grande spolvero dato che il vecchio Game Boy era tecnologicamente alla frutta e Nintendo non sembrava avere molta fretta di sostituirlo dato che la concorrenza praticamente non esisteva. Ma prima di tuffarci sulle uscite di questo mese per le console portatili, vi ricordo che potete seguire le mie attività iscrivendovi al canale Telegram, di cui trovate il link nella descrizione al video, oppure su Twitch dove realizzo delle live sui giochi trattati nella macchina del tempo e potete anche supportarmi con un abbonamento. Abbiamo detto che non esisteva la concorrenza per il Game Boy, però esisteva, per modo di dire, solo il Game Gear, che ormai da tempo riceveva scarsissimo supporto, ma un gioco questo mese riesce ad offrirlo. Si tratta di The Lost World, Jurassic Park, tie-in del celebre film coi dinosauri, e bisogna riconoscerlo, si tratta di un'uscita coi fiocchi. La Aspect mostra tutta la sua confidenza con l'hardware del Game Gear e propone un adattamento della grafica veramente delizioso e molto colorato. Si tratta di un action platformer che in molti punti somiglia molto ad un run and gun, dato che siamo armati di fucile e dobbiamo abbattere qualsiasi dinosauro possa costituire pericolo. Ma il gameplay offre delle variazioni, in una delle quali dovremo persino controllare un dinosauro, per chiudere con uno stage finale veramente impressionante per il Game Gear, in cui guidare un fuoristrada mentre un T-Rex ci insegue su una pista in pseudo 3D. Si tratta di un tie-in specificamente progettato per il Game Gear e non una conversione o adattamento del Master System, e qualitativamente si vede. Dopo l'unica uscita Game Gear, saltiamo subito sul Game Boy, che di giochi ne riceve molti di più, ma partiamo di nuovo da The Lost World Jurassic Park, perché la THQ non poteva lasciarsi sfuggire il ghiotto pubblico Nintendo. Si tratta di un gioco dallo sviluppo totalmente slegato da quello per il portatile Sega, e stavolta siamo al controllo di un uomo che deve aggirarsi per i livelli alla ricerca di oggetti importanti. Dopo una pomposa presentazione, l'azione vera e propria mostra un gameplay che per via dei controlli e delle animazioni ricorda più un Prince of Persia che i platform più tradizionali, sebbene gli obiettivi siano più semplici, dato che è tutto rivolto all'esplorazione per la ricerca dei già citati item venendo a patti con eventuali nemici lungo il percorso. Purtroppo manca la reattività necessaria in determinate situazioni e spesso sia gli scontri sia il platforming risultano frustranti. Oltre la buona forma, questo tie-in di The Lost World è povero di contenuti ed ogni livello presenta ciclicamente la stessa formula, per giunta neppure particolarmente esaltante, decisamente inferiore alla sua controparte su Game Gear. Erano due gli incredibili fenomeni giapponesi di questi tempi, i Tamagotchi ed i Pokémon, ed entrambi stavano scatenando una selvaggia schiera di imitatori. Un piccolo sviluppatore specializzato in produzioni per Game Boy e di nome J-Wing tenta di cogliere la palla al balzo con Dino Breeder, che già dal titolo tradisce un'altra sua caratteristica, quella dell'allevamento e dell'incrocio di adorabili creature al fine di ottenerne sempre di migliori. Queste creature sono ovviamente dinosauri e dovremmo prendercene amorevolmente cura per farli crescere sani e forti, proprio come nei famosi Tamagotchi, per poi poterli sfruttare in combattimento. Non manca anche una parte esplorativa in pieno stile Pokémon, anche se una delle maggiori critiche mosse al gioco è stata la rigidità della struttura, con un avanzamento particolarmente costretto su un determinato percorso, con scarsa libertà per il giocatore, il che ha tradito le limitazioni di questo progetto, tirato su con molte meno risorse di quanto poteva Nintendo. Ciò non ha impedito a Dino Breeder di vendere sufficientemente bene e spingere la J-Wings a farne una serie di ben 4 episodi. L'evoluzione tecnologica non ha portato solo colori e capacità di calcolo, ma anche spazio di archiviazione, tema da sempre molto complicato per le console portatili e le loro striminzite cartucce. Il progresso c'è stato anche per quelle del Game Boy, tant'è che di questi tempi Konami aveva scelto di avviare una collana chiamata Konami Game Boy Collection, che arriverà fino a 4 volumi, di cui qui analizziamo il secondo. All'interno è presente un bel quartetto di giochi,
TwinBee Da, noto anche come Pop and TwinBee, che è un cutemap abbastanza apprezzato anche se su Game Boy non rendeva benissimo. Il primo è riuscito a gambare Goemon in versione portatile, Motocross Maniacs, che riprendeva il concept di Excitebike in chiave ulteriormente acrobatica, infine Gutang Gotong, meglio noto come Locomotion, ovvero una sorta di gioco del 13 con tessere da spostare per agevolare il transito di un treno. Tutti i titoli riscontrarono un buon successo al loro debutto, che era tuttavia lontano abbastanza da essere sfuggito a molti nuovi utenti. La collezione è rimasta legata al solo territorio giapponese, anche se in futuro sarà riadattata al Game Boy Color e venduta in Europa. Arriverà su tutte le piattaforme, ma di sicuro il Game Boy rappresenta l'hardware più problematico per inscenare una credibile simulazione calcistica. Stiamo parlando di FIFA 98, Road to World Cup, che qui deve dimenticarsi gli sfavillanti poligoni delle versioni superiori e tornare alle origini isometriche della serie, le stesse che del resto hanno caratterizzato ogni FIFA su Game Boy. A proposito di essi, i predecessori non brillavano per qualità ed hanno al massimo abbagliato qualche critico poco esperto. Anno dopo anno, però, qualche miglioramento si era visto e col 98 poteva essere la volta buona per un bel titolo calcistico. Niente da fare. FIFA 98 riesce, effettivamente, a migliorare qualcosa, ma non è abbastanza per divertire. L'azione è leggermente più veloce e c'è uno spettacolare supporto al Super Game Boy, ma quel che più andava curato, ovvero l'intelligenza artificiale, non mostra progressi sufficienti. Lo si capisce quando si cerca di imbastire un'azione, con l'intera squadra incapace di collaborare e con i nostri compagni pressappoco immobili in attesa che accada qualcosa, e così è dura divertirsi. Peccato perché tecnicamente è un prodotto davvero curato, grazie ad uno scrolling fluidissimo ed animazioni apprezzabili. Lo sviluppatore è Tyrtex, che conferma la sua pessima reputazione. Per la serie giochi estremamente complicati da trattare, ecco Chu Machine Hero Wataru Mazeko Master, disponibile solo in profondissimo giapponese. Difficile reperire informazioni sul gioco dato che il non travolgente successo non ha prodotto molti iscritti. È stato pubblicato dalla Banpresto, nota per trattare molte licenze di cartoni animati, ed infatti anche questo è vagamente basato su un anime non dal tempo. Si tratta di un gioco di allevamento, quindi anch'esso influenzato dal Tamagotchi, senza alcuna parte di combattimento. Bisogna cercare di generare dei mostriciattoli sempre più in gamba, e questo sarà possibile tramite tecniche di riproduzione, ma anche e soprattutto di allevamento, a partire da quando essi saranno semplicemente delle uova. Le poche opinioni recuperabili, online, non ne parlano molto bene. La licenza cambia, l'idea resta. Questo potrebbe essere un assunto della politica di Kemco, publisher giapponese molto abile nell'accaparrarsi licenze. In un tempo in cui i giochi somigliavano assai poco ai film e ai cartoni, dai quali traevano l'ispirazione, la Kemco si concentrò semplicemente sul concept di un gioco spendibile in tanti modi, generalmente indicato come Crazy Castle. Tale castello pazzo è lo scenario in cui i vari protagonisti devono fare le stesse cose come evitare i nemici, trovare chiavi, raccogliere oggetti. Un elemento molto caratteristico del gameplay è che si tratta di platform senza tasto di salto, quindi la risoluzione deriva sempre dal trovare la strada giusta. La Bugs Bunny Collection è la collezione dei due Crazy Castle precedentemente prodotti da Kemco, con il famoso coniglio, che erano inediti in Giappone, perché al tempo la licenza dei Looney Tunes riguardava la pubblicazione solo in America. Quei Bugs Bunny americani erano Roger Rabbit e Mickey Mouse 2 in Giappone, ma con una piroetta pazzesca la Kemco li ricicla adesso sul territorio nazionale, come se fossero nuovi, semplicemente cambiando la lingua e di fatto ripubblicando i vecchi Roger Rabbit e Mickey Mouse 2, che per la cronaca non erano neppure giochi dalla bellezza travolgente. Le trame dei giochi giapponesi sono spesso molto strane, ma nel senso più simpatico del termine. Pensiamo a Karamuchu no Dajiken, della poco nota Starfish, che immagina una fittizia cittadina nipponica in cui per ragioni imprecisate finiscono i dolci.
L'abitante medio ne sarebbe particolarmente contrariato, ma in questo caso sono le nonne, quella che controlliamo soprattutto, ad andare fuori di testa, forse preoccupata per i suoi nipotini rimasti senza dolci. Il pretesto dà luogo ad un platform in cui raccogliere appunto dei dolci, alcuni dei quali possono persino conferire poteri speciali, ma non manca un po' di esplorazione degli stage per trovare tre pezzi che compongono le porte, per uscire dai livelli verso quelli successivi. Uscito solo ovviamente in Giappone, Karamochu no Daijiken è stato considerato un platform simpatico, soprattutto con una grafica molto riuscita. Mentre noi all'epoca non sapevamo nemmeno cosa fossero, in Giappone riscuotevano un buon successo i fortune telling game. Come dice esattamente il nome, si tratta di quei giochi che predicono il futuro. Ovviamente su basi dalla dubbissima affidabilità. Sanrio Uranai Party porta con sé l'incredibile popolarità dei personaggi di questa azienda, prima fra tutti Hello Kitty, che da noi non era ancora famosa come negli anni successivi. La prima cosa che questo software fa è chiederci la nostra data di nascita, più altre informazioni, per capire esattamente come siamo. A quel punto il cervellone del Game Boy è in grado di valutare il nostro futuro e darci un responso su diverse questioni come amore, soldi o salute. Tuttavia c'è anche un'altra esilarante funzione, quella di predire la compatibilità con una persona, magari di cui siamo innamorati. Basterà inserire i dati anche dell'altro e voilà, sapremo anche quante saranno le possibilità di andarci d'accordo oppure no. Molti di voi staranno scodinzolando, ma c'è una buona notizia, siete ancora in tempo per chiedere una previsione. Vi basterà giusto imparare il giapponese, dato che è disponibile solo in questa lingua. Il Game Boy è stato da molti interpretato come una delle migliori console possibili per quanto riguardava i puzzle game, grazie ai suoi controlli essenziali e ovviamente alla sua portabilità. Basti vedere al successo di Tetris, che ha incoraggiato una serie di imitazioni, ed anche questo Star Sweep poteva ambire a buone vendite. Deriva da un coin-op della Namco molto poco famoso, ed è stato convertito dalla Axela ed è un simil Tetris, meno simile di quel che darebbe a pensare. Ha una trama assurda per la quale dei bambini giocano a questo Star Sweep, pungolando dei maiali che vomitano i pezzi di gioco, ma quel che ci interessa maggiormente è che tali pezzi non sono in caduta come nel Tetris, ma possono essere posizionati con più libertà. L'obiettivo è sempre l'eliminazione di altri pezzi, i quali mostrano alle loro estremità dei simboli come lune o cuori, che possono trovarsi anche sui nostri pezzi da piazzare. Essi verranno eliminati quando simboli identici combaceranno. Più difficile a spiegarsi che a vedersi, non si tratta di un concept fenomenale, e Star Sweep, pur risultando complessivamente decente, non ha incontrato grande popolarità in nessuna delle sue versioni. Impossibile iniziare a parlare di Superman per Game Boy non ricordando quello per la sorella maggiore Nintendo 64, che viene considerato come uno dei peggiori giochi di sempre. Il tie-in per Game Boy è tuttavia uscito quasi 2 anni prima, ma sfortunatamente ha visto come publisher la stessa Tetsu Software, che tormentava da anni il mondo dei videogiochi. Evidentemente avevano già le licenze di Superman tra le mani, e sviluppare su Game Boy richiede tempi brevi, soprattutto se ti va bene pubblicare anche la spazzatura. Proprio quello che è successo. Superman è un gioco composto da 8 livelli, che in realtà sono 4 che si riciclano per un secondo giro con poche variazioni. Il nostro eroe non salta ma vola, è fortissimo, ma non riesce ad aprire le porte, infatti per uscire dai livelli deve raccogliere in giro un ingiustificabile numero di chiavi. Può combattere a pugni, persino respingendo i proiettili nemici, ma le collisioni sono grezze come rare volte si è visto, ed è complicatissimo prendere le misure giuste. Il problema delle collisioni è persino più accentuato negli stage volanti, dove evitare di essere continuamente colpiti è impresa ardua. Questo Superman ha come unico vantaggio quello di essere solo un gioco molto brutto, e non leggendariamente brutto come quello per Nintendo 64. Ma non è una grande qualità in ogni caso.
Da anni la Hudson Soft aveva completamente e meritatamente imposto Bomberman come personaggio di successo di una serie ancora più di successo, per cui poteva permettersi anche il lusso di pensare a qualche variante. Lo fa adesso con Pocket Bomberman, che già dalla copertina lascia sospettare qualcosa di strano, dato che Bomberman è ritratto avvolto in un mantello in un contesto che sembra un fantasy medievale. Ed in effetti è così, l'ambientazione è assolutamente inedita per la serie, ma conta ancora di più che la rivoluzione arrivi nel gameplay, perché Pocket Bomberman abbandona le classiche arene per combattimenti per diventare un platform con tutti i crismi. Il mondo è in pericolo e per salvarlo bisogna recuperare 5 manufatti per 25 livelli di gioco, che supereremo quando, esattamente come nel titolo originale, avremo ammazzato tutti i nemici. E potremo sbarazzarcene ancora una volta grazie alle bombe, che tuttavia bisognerà adattare alle meccaniche platform. E per gli incontentabili c'è anche un minigame in cui dover lanciare delle bombe saltando in continuazione. Pocket Bomberman non è travolgente né nella tecnica né particolarmente nel game design, ma la nuova formula è una variazione comunque simpatica, che verrà persino ripresa per una ripubblicazione futura su Game Boy Color. Non famosi quanto quelli della Disney, i personaggi della Looney Tunes hanno conosciuto una buona popolarità anche in Italia, e tra essi c'era Taz, il diavolo della Tasmania, che circa 5 anni prima di questo dicembre 1997 aveva visto i suoi primi tie-in e nel 1994 il primo per Game Boy. Nel frattempo è cambiato il publisher, che diventa la THQ, ma non il tipo di gioco. Tasmania 2 è ancora un platform, così come lo erano i suoi predecessori, e ripropone disegni e stile che li ricordano ancora. Taz questa volta dovrà salvare la sua famiglia, e per farlo dovrà affrontare, come di consueto, una serie di livelli tra salti e nemici pericolosi. Taz conserva la sua mossa iconica, una violenta rotazione su se stesso per sbarazzarsi di molti pericoli e avanzare sulla sua strada. Sicuramente apprezzabile graficamente per la sua capacità di richiamare il cartone, ma senza mostrare altri grossi pregi tecnici, Tasmania 2 sembra invece soffrire sul piano del gameplay, anche rispetto ai suoi anziani predecessori, a causa di un level design non molto riuscito, soprattutto nei momenti in cui Taz accelera e diventa difficile schivare i pericoli senza conoscerne a memoria la locazione. È comunque un platform passato molto più in sordina dei già non eccelsi vecchi Tasmania. Dopo il grandissimo successo di Turok su Nintendo 64, la Acclaim non poteva lasciarsi sfuggire di proporre un brand divenuto così famoso anche sul Game Boy. Le differenze tecniche tra le due piattaforme erano ovviamente abissali e bisognava trovare una formula alternativa all'FPS per riproporre le avventure del nativo americano Turok. La scelta dello sviluppatore Bit Managers, specialista del Game Boy, fu quella di affidarsi ad una bella ricetta platform costruita con l'intenzione di premiare l'esplorazione, proprio come nel gioco originale. La trama del resto è la stessa, ed anche qui sarà necessario setacciare ogni zona dei livelli per rinvenire i frammenti di una micidiale arma. Turok Battle of the Dinosaurs, come il titolo completo, propone una grafica in linea con un buono sfruttamento della macchina e sorprende soprattutto con la splendida colonna sonora. Tutto sommato gradevole il gameplay, pur senza particolari acuti. Le vendite furono soddisfacenti anche su Game Boy, spianando la strada ad uscite successive. Un'altra proprietà intellettuale di un certo valore arriva sul Game Boy, è quella di Gambare Goemon Kurofune Tono no Naso, che in Occidente verrà tradotto come Mystical Ninja featuring Goemon, esattamente come il gioco per Nintendo 64, pubblicato quasi contemporaneamente, anche se i due prodotti non hanno altro in comune. Questo Goemon è molto più legato alla tradizione dei titoli Super Famicom, e come gameplay di base prevede non solo Goemon, ma ben 3 eroi, ognuno con caratteristiche specifiche, che dovranno superare diversi scenari di gioco in una struttura da action-adventure alla Zelda, in cui combattere nemici e risolvere piccoli rompicapo. Konami non è riuscita a fare particolarmente centro con questo gioco, dato che l'esperienza generale è stata ritenuta poco interessante e non all'altezza della serie.
Le maggiori criticità sono state individuate nella ripetitività generale, soprattutto a causa di un backtracking che soffre il continuo rispondi ai nemici, e nei minigiochi talvolta frustranti per quanto simpatici. Non sempre leggibile la grafica, mentre mediamente buone sono le musiche. Arriverà in Occidente solo a 1998 inoltrato. Anche se la Victor Interactive Software non è mai diventato un nome famoso nella storia dei videogiochi, ha nel suo curriculum una serie ben nota, quella di Harvest Moon. Dopo l'apprezzato debutto sul Super Famicom, arriva ad un anno di distanza un nuovo episodio per Game Boy, programmato da gente diversa ma molto simile all'originale, ed intitolato semplicemente Harvest Moon GB. Il cuore del gioco è la coltivazione dei campi e la cura degli animali. Il nonno del protagonista dice in sogno a suo nipote, o alla sua nipote se preferirete controllare una ragazza, che il suo desiderio è che diventi il nuovo gestore della fattoria e che la faccia prosperare. Ci riusciremo prendendoci cura delle piante e dei raccolti, seminando ed innaffiando, rispettando le stagioni ed impiegando tutte le attenzioni necessarie. Ci sono anche animali come mucche da latte o galline per le uova, e perché no, potremmo anche scegliere un animale da compagnia tra un cane e un gatto, entrambi coi propri vantaggi. L'adattamento del gameplay è riuscito, ma manca qualcosa, come la varietà di festival e soprattutto la possibilità di trovare un compagno o una compagna per la vita. Assolutamente nulla di grave per un gioco anche molto adatto al gaming portatile. Ed è anche l'ultimo gioco della puntata, siamo arrivati alla fine anche dei titoli per dispositivi portatili, come sempre vi ricordo in chiusura di iscrivervi, se non l'avete ancora fatto, su Twitch e di partecipare anche al canale Telegram. Trovate il link sempre in fondo al video. A presto.